Buon pomeriggio a tutti. Qualche anno fa è apparsa una statistica europea che riguardava la diffusione della lettura nei paesi della Unione Europea e purtroppo l'Italia compariva al penultimo posto. All'ultimo posto c'era il Portogallo. Questo dato mi ha fatto molto riflettere perché in qualche modo chiama in discussione o comunque pone una serie di domande a chi si occupa di istruzione e di formazione come la scuola e anche alle altre agenzie. Probabilmente la lettura nella nostra scuola è ancora un'attività troppo scolasticizzata, tant'è che poi gli studenti, una volta diventati adulti, non praticano più la lettura o comunque non così tanto come negli altri paesi europei. Le iniziative che stiamo programmando, che abbiamo programmato insieme alla rete bibliotecaria bresciana, vogliono in qualche modo cercare di stimolare alla lettura gli studenti, gli allievi delle varie scuole della provincia attraverso una sensibilizzazione del corpo docente. Noi puntiamo molto su questo tipo di attività, riteniamo che i docenti abbiano e possano svolgere un ruolo fondamentale nell'educazione alla lettura, nella promozione alla lettura, oltre che ovviamente le varie biblioteche che sono disseminate sul territorio. Si tratta di fare in modo che nasca una passione per la lettura e che i ragazzi vengano messi nella possibilità di poter scegliere su un'ampia gamma di possibili letture. Ci sono le letture certo di carattere scolastico che vanno fatte, però bisogna anche cercare di fare in modo che ogni studente, già ogni ragazzo, già dalla scuola elementare, se non addirittura dalla scuola dell'infanzia, possa accostarsi al libro in maniera libera, in maniera volontaria, cercando di supportare questo interesse. È un'operazione molto delicata, molto importante, perché attraverso questo tipo di impulso, di sollecitazione, di strutturazione di una proposta formativa che noi possiamo fare all'interno della scuola, possiamo immaginare che poi un domani quelle statistiche della UE ci trovino nella parte alta, diciamo così, della classifica piuttosto che nella parte bassa. Si può leggere di tutto a scuola, non è necessario, non è indispensabile scegliere un testo piuttosto che un altro. L'importante è che i ragazzi vengano esposti ad una varietà di tipologie testuali, una varietà di libri, e che poi nasca in loro l'interesse, la curiosità, la passione, come dicevo prima, per la lettura. Questo è l'auspicio che io formulo per queste iniziative che abbiamo organizzato, ringraziando la rete bibliotecaria bresciana che ha voluto insieme a noi strutturare e organizzare questi incontri che si svolgono in contemporanea su tutto il territorio provinciale. Grazie e buon lavoro.